In un pomeriggio quasi primaverile, dopo due giorni di freddo intenso, l'Unione Polisportiva Policiano è riuscita ancora una volta a realizzare un grande spettacolo di corsa con la 35esima edizione della Befana Campestre, valida come campionato toscano di cross corto. In un percorso molto vario ma spettacolare si è così consumata la 35esima edizione della manifestazione. Fin dalle prime battute, Cristian Taras dell'Atletica Castello ha preso decisamente il comando su Luca Banelli della Podistica Il Campino e Michele Pastorini della Policiano, che lo seguivano da vicino. Poi, con il passare dei metri, l'azione di Taras è diventata più incisiva e nell'ultimo giro il suo vantaggio è aumentato su Banelli, mentre Pastorini ha ceduto di qualche posizione facendo avanzare Ciambriello, che è giunto terzo, ma al quarto posto il veterano Cassini, in una volata lunghissima, è riuscito a superare Basile. In campo femminile è netta la vittoria di Francesca Volpi su una rigenerata Lucia Tiberi, che nel finale è riuscita a contenere il ritorno di Nicoletta Sanarelli, arrivata terza. Ultima gara in programma assoluti maschile, con quasi 90 atleti al via, ritmo molto sostenuto, con Boccoli leader del Grand Prix a tenere alto il ritmo insieme a Lemmy, Gergut, Gasmi e Dintino. Al secondo giro Boccoli ha preso il comando della gara, ma a metà del secondo giro è stato superato da Luca Lemmy, che a quel punto sembrava aver avuto partita vinta, ma nella salita della capannina è stato superato di slancio dal compagno di squadra Matteo Dintino, che è riuscito a staccare il suo diretto avversario andando a vincere il titolo sul rientrante Boccoli, che giungerà secondo, e Lemmy terzo. Al termine della gara è arrivata la Befana, presente alla premiazione degli atleti. È uno che è appassionato.